Ciao bambini, come state? Mi avete riconosciuto? Certo che sono io, sono Grisù e questa sera voglio raccontarvi una storiella. Si intitola Il ranocchio chiocchio e l'elefante elegante. Un giorno di mezza estate, nel paese di Nicolandia, ci fu un fortissimo temporale. Terminata di cadere dal cielo l'ultima gocciolina di acqua, i piccoli animaletti, come rane e lumachine, si ritrovarono tutti insieme, perché dopo ogni temporale possono andare a trovare cibo per fare la loro merendina. Questa volta, Chiocchio, un ranocchio molto vivace, decise di andare in cerca del suo cibo da solo. Bambini, come fa a spostarsi un ranocchio? Salta, salta, salta! E così Chiocchio, goink, 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 saltò tanto in aria che non riuscì proprio più a fermarsi per la felicità, perché finalmente il sole era tornato a splendere e riscaldare gli abitanti di Nicolandia. Mentre saltava, però, venne interrotto da un suono. «Sembra il suono di una tromba», disse subito Chiocchio. Ma, infischiandosene, ricominciò a saltellare felice per i prati pieni di fiori e farfalline. Ad un certo punto sentì di nuovo «Ranocchiolina, ranocchiolina!» esclamò. «Questa volta sembra una trombetta!» E così saltellò nella direzione dove aveva udito questo suono. Ad un certo punto, la grande sorpresa. Bambini, sapete cosa era successo? Chiocchio aveva scambiato il verso di un elefante per una tromba e poi per una trombetta. Quando vide questo bellissimo elefante, grande, con orecchie enormi e una proboscide grandissima, si avvicinò incuriosito e vide che il povero elefante era tanto triste e piangeva. «Ciao, signor elefante! Io sono Chiocchio Ranocchio!» L'elefante rispose: «Salve, Chiocchio! Io mi chiamo Elefante Elegante. Lavoro nel circo qui dietro!» «Wow! Un circo vero!» esclamò Chiocchio sorpreso. «Io non sono mai stato in un circo vero!» «Certo, Chiocchio Ranocchio, un circo vero!» E così, appena terminato l'attimo di stupore, Chiocchio chiese all'elefante perché stesse piangendo. E l'elefante rispose: «Pianco perché mentre mi esercitavo mi è andato a finire uno spillo nella zampa e non riesco a toglierlo. Ho un dolore fortissimo!» E così Chiocchio, subito dopo, andò a chiamare i suoi amici nel bosco. E in un baleno arrivarono Tina Lumachina, Lino Cagnolino, Domenichina Formichina e Lalla Farfalla. In un baleno organizzarono una vera e propria squadra di soccorso. «Lalla Farfallina, prendi il ramoscello di una foglia, così lo useremo come filo per cucire, e legalo forte allo spillo. Tu, Lino, al mio tre, con tutta la forza, cerca di tirare il ramoscello. Tina Lumachina, con la tua bava disinfetta la ferita, ed infine, Domenichina Formichina, a te il compito di fare il solletico all'elefante elegante, così sente meno dolore. Ed io, che sono abile a saltare, mentre tirate il ramoscello, asciugherò le sue lacrime», esclamò Chiocchio. «Benissimo, Chiocchio Ranocchio», risposero tutti in coro gli animaletti del bosco. «Pronti? 1, 2, 3, via!» disse Chiocchio, e così piano piano riuscirono ad eliminare lo spillo nella zampa di Elefante Elegante. E così tornò a sorridere e tutti gli animaletti saltarono di gioia. A questo punto l'elefante disse: «Ora che avete aiutato me, farò io qualcosa per voi, piccoli amici miei». E così invitò al suo spettacolo tutti gli animaletti. In un attimo si andarono a vestire con abiti coloratissimi. Entrati nel mega tendone, risero a crepapelle con Brown il clown. Poi arrivò il turno di Simone, il domatore del leone, Ninetta la scimmietta, che saltava da una parte all'altra rubando i cappelli della povera gente, ed infine il numero di Elefante Elegante,
che con la sua lunga proboscide soffiava forte forte e faceva alzare i capelli di tutti i bambini. Alla fine dello spettacolo, Chiocchio, Ranocchio e gli animaletti del bosco ringraziarono Elefante Elegante e fecero un patto, quello di restare amici per sempre. Sì, proprio questo patto. Anche tu, che hai ascoltato questa fiaba, devi fare la stessa cosa con i tuoi amichetti o le tue amichette. L'amicizia è la cosa più bella del mondo. E come Chiocchio Ranocchio, gli amici del bosco ed Elefante Elegante, bisogna sempre giocare tanto, ma senza litigare, e aiutarsi, e aiutare quando c'è qualcuno in difficoltà. Così, con un bel urrà per l'amicizia, i nostri amici di Nicolandia e l'Elefante Elegante vissero felici e amici per tutta la vita. Bene, bambini, adesso mi è venuto quasi sonno. È quasi ora di andare a nanna. Su, su, pigiamino, lavare i denti e domani vi racconterò un'altra storia. Ciao dal vostro Grisù. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al mio canale, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato. Ciao!